Undicesima lezione sull'incertezza. Noi l'unica cosa che dobbiamo fare è riuscire a farli capire l'incertezza. Una volta capisci l'incertezza, allora se voi andate a torni indietro a ragionare sulle incertezze, voi avete una classificazione, un'incertezza di tipo A e incertezze di tipo B. Nella sostanza questa è una normativa internazionale che per mettere pace, se così si può dire, no, mi seguo, mi sono dimenticato che devo limitare le incertezze di tipo A, sono quelle incertezze la cui valutazione può essere basata su metodi statistici, cioè nella sostanza le incertezze di tipo A sono le incertezze che io ho classificato quando abbiamo parlato come le incertezze accidentali o tecnologiche, dove la parola accidentale o tecnologica sta a sottolineare due specificità. Uno, che le incertezze di tipo A sono quelle incertezze che non sono classificabili in nessun modo in maniera deterministica, dove il concetto deterministico è classico di quello che dovrete diventare: causa-effetto, causa-effetto. D'accordo? Tutta l'ingegneria ha un metodo di analisi che tende a linearizzare tutti i fenomeni e a fare questo collegamento fra causa e effetto. Attenzione, questo è un grandissimo pregio, ma può diventare un grandissimo difetto. Ok, dov'è che noi andiamo in contrasto quasi sistematicamente con altri colleghi professionisti? Andiamo in contrasto con i medici, perché noi andiamo da un medico e questo medico ha una conoscenza che è tutta non deterministica. Perché non deterministica? Perché la medicina è una scienza che purtroppo si basa su ragionamenti che esaltano l'indeterminazione, nel senso che i sintomi che voi andate a raccontare al vostro medico, d'accordo, che sono mediamente gli stessi, possono essere, virgolette, causate da n malattie. Non so se è chiaro. Allora, l'ho già raccontato. Quando voi andate da un medico, il grande medico è quello che dai sintomi che gli raccontate e da un'analisi, virgolette, di alcune comprensibili per lui e forse non per voi, specificità, decide qual è la malattia che vi crea quei sintomi. Questo non è ingegneristico. In ingegneria si dice che in ogni situazione c'è un qualche cosa che ne determina un'altra. Siamo abituati sempre così, tutta l'ingegneria è un'ingegneria di causa-effetto linearizzati, e cioè che la causa è proporzionale, virgolette, all'effetto. Bene, questo ragionamento, che è un ragionamento che ci accomuna tutti, si va a scontrare con le situazioni, vedi incertezze accidentali, in cui non è possibile fare questa individuazione di una causa che determina quell'effetto, ma sono tante concause che danno quel risultato. Quindi c'è bisogno, per capire, di un'analisi di tipo statistico.
chiaro? C'è un'analisi che dice: quando arriva una persona che tiene le due ghiandole qui gonfie e si lamenta perché c'ha mal di testa, c'ha gli orecchioni. Non so se è chiaro. È chiaro che questo non è detto che sia sempre la stessa cosa, ok? Perché? Perché varie volte, ve lo faccio come esempio, perché posso permetterlo, mia figlia avrà avuto gli orecchioni 80 volte perché aveva un problema di un piccolo calcoletto che andava a otturare il dotto salivario. Quando questo calcoletto andava a otturare, si gonfiava. Ok? Quindi non c'era la possibilità di accorgersi di questo fatto fino a che non abbiamo fatto una analisi che ci ha permesso di individuare questo calcoletto. Quindi voi siete tentati, quando vedete un bambino che si gonfia, di vabbè, tiene gli orecchioni. Ok? Invece non era quello. Ok? Apprezzate una forma diversa di ragionare. È chiaro che poi dopo vi scontrate con queste forme diverse perché siete stati formati a essere ingegneri, e l'ingegneria è l'analisi del mondo fisico. In questo mondo fisico, per quanto riguarda questo pezzo che è il discorso di incertezza, non valgono le considerazioni che abbiamo detto, per cui ha un valore di ingresso del misurando in uno strumento non corrisponde, come siete invece abituati voi, che a questo valore di ingresso corrisponde un valore di uscita. Non è così. O meglio, quando io prendo uno strumento, e vado a analizzare lo strumento di solito presenta dei parametri che si chiamano caratteristiche metrologiche. Bene, vediamo l'elenco di quello che di norma si trova quando voi andate a leggere le caratteristiche di uno strumento. La prima cosa è campo di misura. Che significa? Significa che nella curva ingresso-uscita c'è un I minimo e un I massimo, che sono il valore minimo e il valore massimo all'interno dei quali lo strumento è garantito funzionare secondo le specifiche che stanno. Quindi il primo input è: io ho il mio termometro clinico che funziona da 34 a 42. Se questo termometro lo uso per temperature al di là di 42 o al di sotto di 34, il termometro non funziona. Ok? E rischia di rompersi. Quindi campo di misura, dove io posso pensare di poter utilizzare lo strumento secondo le specifiche. Dopo il campo di misura ci sta la curva caratteristica. Tra parentesi, c'è la curva dei valori medi. Poi a questo punto cominciamo a capire. Curva dei valori medi. Che cos'è la curva caratteristica? È come lo strumento, al variare dell'ingresso, che è il misurando, risponde a queste variazioni. Giusto? Quindi, se io fisso un valore del misurando, per
tutte le cose che ci siamo già detti e che voi avete già capito, perché vi siete già rotti le scatole di incertezze, benissimo, lo diamo per scontato, io ci metto io ad andare avanti. E quindi a questo valore del misurando corrisponde una fascia di valori che si chiama incertezza con un valore medio. Ok? La curva dei valori medi è la curva che descrive il funzionamento dello strumento. Chiaramente questa curva varrà all'interno del campo di misura, giusto? Allora, campo di misura, curva caratteristica, incertezza. E il terzo parametro. Questo terzo parametro di solito è espresso secondo una convenzione. Qual è questa convenzione? Uno, ovviamente, essendo l'incertezza definita secondo il concetto di Gauss, questa incertezza è un più o meno, giusto? E poi c'è un numero. Questo numero è ovviamente un'incertezza assoluta o un'incertezza percentuale che traduce il concetto di incertezza di tipo A, incertezza di misura la cui valutazione può essere basata su metodi statistici. Quali sono i metodi statistici che sono a disposizione per queste incertezze di tipo A? Allora, l'unico strumento statistico che, virgolette, avete a disposizione o dobbiamo conoscere è ok? Quindi, curva di Gauss in quanto strumento statistico di analisi della popolazione gaussiana incertezza di misura quindi lo strumento statistico è lo strumento Gauss nei vostri calcolatorini scientifici o in qualsiasi tipo di analisi statistica. La prima analisi che si fa è l'analisi secondo Gauss. Mi avete costretto a dare per scontato che avete capito tutto e io vado avanti. Quindi, ipotesi secondo Gauss. Se voi andate a vedere quello che c'è sui vostri calcolatorini, c'è la possibilità di inserire una serie di dati e cioè di fare un ragionamento in cui voi andate a inserire questi dati inserite sul calcolatorino e il calcolatorino gli dite di analizzare secondo Gauss cosa vi caccia.
se inserite dei dati, poi gli dovete, il calcolatore è sciocco, gli dovete dire che cosa deve fare. Bene, questo calcolatore sciocco esegue e quindi gli rifate elaborare e lui che fa? Vi dà la media e virgolette la dispersione dei dati. Cosa sono la media e la dispersione? La media e la dispersione sono nient'altro che la quantificazione degli unici due parametri necessari a una popolazione gaussiana, che sono nient'altro che il ragionamento che abbiamo fatto e che spero vi sia chiaro, per cui se questa è la grandezza x e questa è la virgolette frequenza o probabilità dell'evento, quando voi andate a inserire i dati nel x minimo x max, che è nient'altro che prendere questi dati, prendere i due estremi e individuare il campo, poi lui che fa? Fa l'elaborazione e mi schiaffa il valore di x con 0, che è il valore della media dei dati che ci avete inserito, che siete stati voi a inserire i dati, siete stati voi a scegliere i dati e a inserirli, e poi una volta che vi ha calcolato la x con 0 vi fornisce il valore della dispersione o scarto quadratico medio, che si indica con sigma, e voi a quel punto con questi due numeri, perché x con 0 è il valore medio di x max meno x minimo e sigma, se vi mettete e riuscite a disegnare, o meglio conoscete la espressione analitica della curva di Gauss, avete questa curva che ovviamente ha il sigma che è conseguenza di questo calcoletto. Quindi stiamo facendo la descrizione del fatto che io ho preso le mie n misure, d'accordo? E le ho caricate sul mio calcolatore. Il mio calcolatore mi ha dato per le mie misure il valore x con 0, vabbè, lo potevo calcolare anch'io, e poi mi ha dato il valore di x. Giusto? Poi che me ne faccio? Così come x con 0 e sigma sono i due dati che descrivono questa popolazione, poi da questa popolazione con questi due numeri, che sono conseguenze, attenzione, della scelta che avete fatto, ok, io posso, facendo una serie di controlli e di verifiche di quello che ho caricato, fare l'operazione che ho descritto la volta scorsa e che è nient'altro che un'operazione all'apparenza banale e che dice: se questo è il dato e questi sono i conseguenze e sigma, io sono autorizzato a scrivere che l'incertezza di questa popolazione ai tre fattori di copertura 1,
vale sigma, 2 sigma, 3 sigma. E cioè io, a seconda di quale fattore di copertura scelgo, tra i tre valori facili da ricordare, che sono 1, 2 o 3, comunque ho la possibilità di esprimere l'incertezza conseguenza a questa operazione come e ricordarmi che è praticamente x ritenuto vero meno x misurato che significa scegliere il fattore di copertura 1, 2 o 3? Significa analizzare e dare credibilità a questa sequenza che è ben diversa da quella che per ora abbiamo fatto, perché la prima operazione, questa di darci la x con 0 e la sigma, è un'operazione del tutto inutile, se volete, perché nel momento in cui mi dà la x con 0 e nel momento in cui mi dà la sigma, io a questo punto posso avere la mia rappresentazione che è un qualche cosa di questo genere. Vi garantisco che fare questa rappresentazione e riuscirla a fare richiede come minimo mezz'ora. Poi che cosa succede? Io invece di questa prendo un'altra sequenza e chiamo x'1, x'2, x'3, x'n-1, x'n. Mi esce un x'0 che solo se sono estremamente fortunato coincide con x'0 e mi esce una sigma prima che se sono doppiamente fortunato, quasi come la Juventus. Come vedete Calaiotti là di rigore, noi l'abbiamo sperimentato. Ne parliamo domani, no? Può essere che non ci va bene, ma è difficile. Ieri abbiamo per l'ennesima volta visto che è difficile trasmettere a una persona che comunque non è stupida che è meglio lasciare la palla a Scheloni e sperare che non faccia culo che invece farsi cacciare fuori e condizionare la partita, no? Cioè quella è una regola che è così stupida, non lo devi toccare, se lo tocchi sei fottuto, è meglio che lo faccia sincero, segna che comunque mi facciamo il pareggio. Mario, allora la vita è una ruota, ricordate. Perché tanto non succede niente, no? Però a giugno cerci lo invoco io. E il potere assoluto c'è lì per definizione. Dovete solo sperare che io muoio e un cambio funziona. Allora,
torniamo a questo discorso. Stiamo sempre ragionando in questo discorso, abbiamo fatto un ragionamento e troviamo, perché può capitare, un'altra curva di Gauss con un x primo 0, ovviamente sto amplificando, e con una curva completamente diversa. Ci abbiamo messo mezz'ora per fare questo e un'altra mezz'ora per fare questo. Allora, questi ragionamenti ovviamente ci servono a metabolizzare il concetto che io vi ho trasmesso e vi ripeto: attenzione, invece di fare queste operazioni c'è un'operazione molto più semplice, che è quella di introdurre in queste operazioni un parametro, cioè trasformare x con 1, x con 2, x con 3, x con n in z1, z2, z3, zn. Questa operazione, che sembra un trucco, nella realtà è un'operazione che nasconde un ragionamento di estrema complessità e che dice: ma invece di prendere la singola popolazione e vedere il risultato, io riesco a ottenere da questa semplicissima operazione, e cioè per ciascun dato di misura, normalizzarlo, e cioè portarlo alla differenza rispetto al valore medio e dividerlo per somma, e a questo punto le z1, z2, z3, zn inserirle nell'unica curva che io ho a disposizione, che è la curva che descrive tutte le curve di Gauss. Quindi c'è una curva unica normalizzata che a questo punto è quella che ci permette di ragionare, cioè quella che dice: se tu invece di riportare le x riporti le z, e cioè cambi l'asse, invece di essere l'asse della grandezza lo fai diventare l'asse delle z, a quel punto la curva normalizzata prevede che al valore 0 corrisponda esattamente il valore medio, e l'unica curva normalizzata che descrive tutte le curve di Gauss possibili e immaginabili, conseguenza degli eventi che voi andate singolarmente a estrarre, è una curva che è incentrata sul valore zero, è simmetrica, ed in particolare è una curva che, se voi andate a virgolette disegnarla, fra z meno 3, meno 2, meno 1, 0, 1, 2, 3 a la completa descrizione. Quindi attenzione, una sola curva descrittiva delle infinite curve che io ho la possibilità di estrarre una volta che decido di fare l'unica operazione che io ho, perché il problema è tutto lì: probabilità, frequenza. Okay. La probabilità è la previsione. Quando voi chiedete a chi vi fornisce lo strumento di darvi
i parametri e lui vi dà l'incertezza, lui nel darvi l'incertezza non fa nient'altro che dirvi: col fattore di copertura probabilistico 3, che equivale a una probabilità del 99,7%, abbiamo invertito, e per comodità nostra, quella di scegliere il fattore di copertura 1, 2 o 3 e non scegliere quello che sembrerebbe più semplice, perché noi siamo abituati a ragionare probabilità al 99, probabilità al 95, probabilità al 64,5, perché 1, 2 e 3 altro non sono che 99 e 6, 95 e 5 e 64 se non vado male e 3. Non me ne ricordo neanche io. Il concetto fondamentale è che quello che sembra più semplice è più comodo, e cioè stabilire un fattore di copertura 99%, 95% o 64,5%, diventa scomodo, perché per avere i fattori di copertura 99, 95 e 64 dovrei ricordarmi dei numeri che sono difficili da ricordare, mentre è molto più semplice ricordarvi 1, 2, 3 e sapere che il 3 vale, e lo leggiamo dalla curva di normalizzazione. Non so se è chiaro il problema, è una cosa stupida, ma quello che sembrerebbe comodo è dire: vabbè, usiamo il fattore di copertura 99%, e cioè ogni 100 misure ce n'è uno che va fuori da questo sistema. È sbagliato, perché poi mi costringerebbe a ricordarmi qual è il valore, mi pare che 2,75, che mi garantisce il 99, ma che me ne frega a me, non cambia niente. L'importante è che io so che sto a fattore di copertura meno 1, meno 2, meno 1, meno 3 più 3, meno 2 più 2, meno 1 più 1 sull'unica curva normalizzata di cui ho le tabelle. Per cui quando noi andiamo a fare poi grandezza per grandezza lo studio dei singoli strumenti, ci rendiamo conto che ci sono strumenti di norma garantiti al 99,7, e cioè a 3 sigma, strumenti di norma garantiti a 95,5, e cioè Z uguale 2, e strumenti garantiti a 64,5, mi fa sì 5, che Z uguale 1. Non si scappa, anzi, tolto il Z uguale 1, che è una finezza della metrologia primaria, nelle varie grandezze che andremo ad esaminare troveremo in temperatura Z uguale 3, nelle portate in massa o in volume Z uguale 2, nelle grandezze elettriche Z uguale 3, e questo poi dipende grandezza per grandezza. E noi non confronteremo mai un termometro con un manometro, è chiaro? O un termometro con un orologio. Non ci sono possibilità. Noi andiamo ad approfondire il modello fisico, la realizzazione del modello fisico per lo strumento. Quando gli strumenti poi funzionano tutti insieme, sono dolori, perché il risultato finale di un'operazione in cui ci sono molti strumenti diventa un'operazione che è influenzata dall'incertezza di tutti gli strumenti. Chiaro? Questo comporta una inaffidabilità, perché ogni strumento porta
la sua incertezza pressa. Quindi quando io faccio un rendimento, se siete ingegneri meccanici lo sapete, come minimo devo fare 5 misure. Ognuna di queste è fonte di incertezza e quindi sul risultato finale intervengono tutte e 5. In alcune situazioni una delle 5 non può contribuire assolutamente perché è talmente precisa che è inutile, non posso migliorare, e l'altra invece è talmente imprecisa che condiziona. È chiaro? Allora, nel fare queste operazioni c'è una valutazione sistemica in cui dice: guarda, è inutile che perdimi tempo, i tempi li so misurare al millesimo di secondo, ma la virgolette qualità di un gas la so misurare al 5%, mi devo soffermare e migliorare quello che è il pezzo che condiziona di più. È inutile che inseguo e mi metto a inseguire un altro. Allora, nelle incertezze di tipo A, l'unico strumento che avete a disposizione è Gauss, non c'è altro. Sui vostri calcolatori scientifici c'è solo Gauss. Vi cerchiamo di far capire come si utilizza Gauss e dove sono i punti deboli. Allora, se questo discorso vi è chiaro, possiamo provare a fare un esempio. Per un'incertezza di tipo A, in particolare un esempio, per esempio, no, andiamo più avanti, quello del calibro. Questo è bipolo. No, questo è bipolo, eh. Dove sta il calibro? No, c'era quello del calibro. Scusate, No, questo è troppo difficile. Dove sta? Ecco. È tutto bilancio? Sì. Facciamo le bilance. Allora, esercizio dice: misura con un'unica pesata della massa incognita effettuata mediante una bilancia elettronica con una portata pari a 120 grammi. Allora si deve fare un'analisi delle incertezze di questa bilancia, cioè dello strumento bilancia che ovviamente viene adoperato in un certo modo. È chiaro che... No, facciamo il calibro, non lasciate perdere questo. Facciamo un ragionamento più semplice da seguire. Come funziona lo strumento calibro? Molti di voi che vengono dal tecnico lo sanno. Quelli che vengono dal liceo, no. Allora, li possiamo far girare. Già state stanchi. Per me non è un problema, 5 minuti di pausa e poi facciamo il calibro.